In questo nostro secondo tutorial su Vue.js, dopo aver visto appunto delle funzionalità base, vediamo come poter modificare in modo interattivo certe istanze nel DOM. Quindi partiremo con un esempio base che abbiamo trovato sul sito di Vue.js, in cui appunto gli passiamo un metodo che contiene una funzione e poi vedremo come implementare queste funzionalità in altri modi. Allora, per prima cosa torniamo sul nostro progetto, sulla nostra pagina HTML, creiamo una app, andiamo a creare appunto una app 3, un'app 4, quindi qui andiamo a capo, mettiamo il nostro divisore per non far confusione. App 4, sempre classe call XL12. Poi andiamo sul nostro custom.js. Creiamo la nostra variabile app4, inizializziamo view, puntiamo il nostro elemento app4, andiamo a costruire un messaggio, una variabile message in cui mettiamo benvenuti in vue.js, punto esclamativo. Poi invece creiamo un methods due punti. Due punti graffa, dentro graffa creiamo una variabile chiamata reverse methods, ma possiamo chiamarla anche sì, reverse method va bene, due punti che è uguale a una funzione in cui il nostro messaggio this message è uguale a this message punto split, diciamo che appunto deve dividere allo spazio, poi la funzione reverse punto join, anche qui i due apici, e dovremmo esserci qui dopo la chiusura, nella chiusura di data mettiamo una virgola, quindi qua mettiamo un punto e virgola e dovremmo avere tutto. Quindi torniamo al nostro index, creiamo appunto la nostra variabile message, mentre qui andiamo a creare un button con aspetta che devo andare a vedere nell'esempio che avevo preparato prima per fare questo tutorial, dobbiamo andare a mettere un v meno on due punti click uguale e il nome della nostra funzione che era reverse method pulsante inverti e dovremo avere tutto, quindi facciamo partire il nostro browser, scriviamo
scrivania, demo.js index. Ok, come vedete, cliccando su inverti cambia appunto l'ordine di scrittura della nostra variabile. Ora andiamo a creare invece una seconda funzionalità tramite il campo input e dopo vedremo come unificare questi due elementi che stiamo andando a vedere. Quindi creiamo un div, andiamo come id app5, come classe call xand12, torniamo nel nostro custom, creiamo la nostra variabile app5 uguale new v, ovviamente il nostro solito l che punta l'id app5, il nostro data come message mettiamo scrivi qualcosa nel form, punto esclamativo, e questo dovrebbe bastare. Torniamo nel nostro index, qua mettiamo appunto il nostro message, la nostra variabile message. Mettiamo in un H3 così la vediamo meglio, in un H4 così la vediamo meglio. Mentre qua sotto andiamo a creare il nostro input, poi mettiamo il valore v-method, no scusate, v-model o models, scusate, non mi ricordo, v-model, ok, perfetto, v-model uguale message, e andiamo sul nostro index, facciamo un invio, come vedete quello che scriviamo nel form appare dinamicamente il form praticamente cambia in modo dinamico la nostra variabile. Ciao mondo, hello world, eccetera. Ora, quello che andremo a fare sarà di unire questa funzionalità appunto di un metodo con questa funzionalità del nostro input, quindi non faremo altro che creare due campi input in cui metteremo appunto due numeri e aggiungeremo un metodo per sommare appunto i due numeri che abbiamo creato, che inseriremo nel nostro input. Quindi torniamo nel nostro HTML. Creiamo l'ennesimo div app 6 come id e call lx12. Poi andiamo nel custom.js var app 6 uguale new v. Come elemento sempre l'id hashtag app6 virgola, come data invece andiamo a creare tre valori, uno
un valore chiamato appunto valore numero, ma primo numero. Punti e gli diamo valore 0, creiamo un secondo chiamato secondo numero, valore 0, e poi un valore, una variabile chiamata totale, anch'essa di valore 0 per ora. Qua mettiamo una virgola, andiamo a creare il metodo, quindi methods, due punti, graffa. Possiamo chiamarlo somma numeri, due punti, function, function vis totale è uguale a parse int, perché ovviamente primo numero e secondo numero sono visti come stringhe, quindi dobbiamo convertirli in numeri interi, quindi parse int integer primo numero più parse int secondo numero e salviamo. Quindi qua dovremmo essere a posto, torniamo nel nostro index e non facciamo nient'altro che inserire la nostra variabile totale in un bel H1. Poi qua sotto andiamo a inserire l'input della nostra variabile che avevamo chiamato primo numero. Qui aggiungiamo un più solo come coreografia. Ricordiamo di nuovo qua. Secondo numero, e infine andiamo a mettergli il pulsante che dovrà chiamare il metodo di calcolo, quindi incolliamo qua e abbiamo chiamato la nostra funzione di calcolo somma numeri, e qua mettiamo calcola. Quindi upsell, ok, dovremmo avere tutto, andiamo sul nostro browser, aggiorniamo, facciamo 10 più 20, dovrebbe ritornarci 30, ma non ce lo torna. Non ce lo torna perché totale, somma numeri, function, vis totale uguale a vis primo numero e vis secondo numero. Ovviamente dobbiamo passargli il parametro vis per dirgli che devono prendere i dati presenti in questa funzione di VE. Quindi ora con un po' di fortuna dovrebbe andare. Facciamo 20 più 30, calcola 50. Ok, quindi appunto abbiamo visto come rendere interattivi certi oggetti sul DOM e come passare appunto un metodo, quindi un metodo praticamente non fa nient'altro che appunto è un modo per inserire delle funzionalità all'interno di delle funzioni all'interno di VE. E quindi qua abbiamo visto come appunto invertire una scritta e qua come appunto modificare in modo tramite inserimento nell'input una variabile in modo dinamico, e qui come
come appunto effettuare un calcolo in modo dinamico tramite due input e una variabile che riceve appunto la somma data dalla funzione somma numeri. E per questo tutorial è tutto. Nel prossimo tutorial vedremo come utilizzare l'HTML, eccetera, all'interno del nostro codice VUE. E niente, se vi è stato utile mettete un mi piace, seguite il canale se volete e ci si vede al prossimo tutorial.